Buongiorno, un campionato fa, mi ricordo che proprio alla vigilia della trasferta di Arzignano ti avevo chiesto che impressioni avevi di questo campionato, perché è un campionato che tutti noi conosciamo poco, c'è la regola dei giovani, la difficoltà quindi l'attenzione nel fare la formazione, anche nel farli crescere, nel valutarli, tu eri una squadra appena assemblata, ecco, sono passati, non so, 9 mesi, 8 mesi, 9 mesi. Immaginato via questa marcia cavalcata trionfale della stagione, guardandoti indietro, cosa ti viene da dire, da pensare? Mi viene da pensare che sicuramente è stato fatto un gran lavoro, nel senso che abbiamo innanzitutto raggiunto l'obiettivo, quello che avevamo in mente di raggiungere, e anche in anticipo. Secondo me abbiamo avuto l'opportunità di vedere anche i giocatori crescere, giocatori anche di alto livello, di un livello superiore sicuramente alla Serie D, quindi è un'ulteriore soddisfazione. Adesso siamo alla fine, nel senso che abbiamo un ultimo sforzo abbastanza impegnativo, dico impegnativo perché ci tengo a sottolinearlo, perché Sammourese, la squadra ostica che ci ha creato problemi all'andata, è una squadra che sta facendo bene, gli ultimi 2 gare l'ha fatta bene, perché le ultime 3 gare, affrontando noi, ha già affrontato la Torre Cittadina, ha vinto 5-3, ha vinto a Forlì 2-1, e è una squadra, conoscendo il tecnico e conoscendo un po' anche le qualità dei giocatori, perché questi giocatori di buona qualità hanno voglia di interrompere il nostro cammino, e noi dobbiamo essere pronti. Pronti perché comunque abbiamo l'opportunità per poterlo fare, ripeto, non sarà facile. Sicuramente le motivazioni che ho già elencato ai ragazzi sono importanti, perché abbiamo il dovere di continuare a mantenere l'imbattibilità. Poi dopo questo abbiamo altri obiettivi, soprattutto l'obiettivo ultimo, ma più importante, è quello che siamo in discussione, tra virgolette, che ogni competizione, che ogni gara che andiamo a fare, ogni allenamento, io dico anche ogni allenamento, perché è importante, perché è quello che mi fa valutare poi se ci sarà questa, diciamo, un discorso con la società, quindi di poter proseguire effettivamente anche quello che è il futuro. È importante perché, ripeto, siamo in discussione, come ho già detto all'inizio, ma non è una frase fatta, è la verità. La discussione, perché io voglio migliorarmi, voglio che i ragazzi migliorino, e voglio dare continuità a quello che è stato l'inizio di Arzignano in avanti. Questo è, secondo me, la cosa, toccando l'argomento che ti ha iniziato. Senti, ti fa onore essere sempre sul pezzo alla vigilia di una partita come questa. Io però vorrei riportarti ancora un po' fuori dal discorso tecnico della gara di domani e proporti questo tema. Cioè, tra le cose preziose che sono andate quest'anno, al di là della serie di risultati, l'imbattibilità, la promozione, secondo me, non dico più prezioso perché non è, ma altrettanto prezioso almeno c'è questo rapporto che ci ha dato con tutto un territorio in cui la società, lo staff, anche i giocatori, avete investito del vostro, nel senso che quanto tempo tu hai dedicato al di fuori del tuo lavoro da allenatore, anche alle feste, ai rapporti, agli sponsor, dico te, per poi dire Lorenzo, per dire la squadra, e secondo me un po' si tocca con mano questa cosa qui, cioè è vero che le vittorie fanno affezionare, sono la cosa principale, ma poi ci sta ricreando un clima un po' come quello del tuo primo Parma, no? Io Cioè, penso che credo che sia sia una base su cui cominciare a lavorare per le prossime stagioni. no, ma io penso che sia fondamentale, sono fondamenti importantissimi, quelli comunque di innanzitutto far ritrovare, tra virgolette, il sorriso e la gioia per quanto riguarda l'aspetto calcistico, una città ferita, una città che ha subito uno schiaffo forte, molto forte, una batosta importante, non soltanto sotto l'aspetto calcistico, perché chiaramente quello che è successo ha dell'incredibile, ma anche sotto l'aspetto morale, dove gente ha creduto in delle persone, ha creduto nei valori delle persone. Queste persone invece sono, cioè hanno deluso un po' le aspettative che si erano create. E quindi il nostro dovere, il mio dovere, come il nostro dovere della società, è allacciare quella che è stata anche l'entusiasmo e la risposta che ha dato questa gente nel momento in cui è nata Nuova Parma, nascendo Nuova Parma, è risbocciato, è rinato l'amore primordiale, non so se è giusto il termine, primordiale, nel senso l'amore toccato da parte mia negli anni più belli del Parma, per quanto riguarda da me da calciatore, perché comunque quegli anni lì sono stati straordinari, la vita di scala c'è Diciamo gli anni della stata. cittadella, dai. Sì, no, infatti, dove
Io capito spesso in Cittadella perché abito lì vicino, mi piace tornare in quel posto anche perché è un parco straordinario dove mi allaccia, mi evoca un po' quei ricordi lì. Ma rievoca appunto quei passi dove dallo stadio a piedi facevamo il percorso e vedevamo i signori che annaffiavano le piante, nei giardini che lì, le case attestanti alla cittadella, dove ci chiedevano come andavamo, ci sorridevano, ci sostenevano, magari ci sgridavano anche perché comunque ecco, è un rapporto secondo me straordinario. Io ho già pensato, l'avevo già detto un tempo fa, mi piacerebbe, però purtroppo passando in cittadella, vedendo un po' le porte segate, la recinzione tutta tolta, mi sarebbe piaciuto ritornare lì, ma ritornare lì per far rivivere anche la squadra un'emozione, anche se loro chiaramente è un'emozione diversa, perché quello che dà anche il collegio, io penso che è l'emozione di quando sono arrivati la prima volta dei ragazzi, dove erano allenarsi in terreno, in sabbie, in sabbioni o in campi dove l'erba anche la vedevano con il cannocchiale, hanno visto un paradiso, nel senso che mi piacerebbe riportare, mi sarebbe piaciuto riportarli lì, adesso vedrò se è possibile di andare a Dubai, non so, però ecco, ripeto, la cosa importante è questo, è l'aver riallacciato, secondo me, un'empatia, tra virgolette, con la gente che ama Parma Calcio, con la gente che ama Parma, perché comunque Parma è un valore assoluto, una città dove ti dà tanto, per cui in alcuni momenti ti chiede anche, non dico tanto, poi ti chiede quello che è l'affetto, la risposta di quello che ti danno. Quindi io penso che sia giusto e anche doveroso da parte nostra, da parte mia, come da parte di tutti quelli che sono legati a Parma Calcio, contraccambiare questo affetto e questa partecipazione che è stata comunque sempre enorme, perché nelle trasferte che abbiamo fatto c'è stato sempre un numero di tifosi che ci ha seguito, ci ha sostenuto ed è stato bello vedere, ecco, riempire alcuni stadi che chiaramente magari non vedranno mai neanche la Lega Pro, però comunque è stato bello entusiasmante perché hanno fatto riassaporare quello che è il calcio, quella che è la genuinità del calcio, l'amore che ha un tifoso per il calcio, per il calciatore, per la propria squadra. Quindi penso che sia un valore assoluto da tenere stretto, ripeto, c'è stati anche abili nelle poche difficoltà che abbiamo avuto a cercare di uscire, però sono convinto che se ci fossero state difficoltà più ampie, comunque la gente ci avrebbe comunque sostenuto, ci avrebbe spinto perlomeno a uscire fuori o a migliorarci, perché comunque è sempre quello che andiamo a fare. È un lavoro per migliorarci sia individualmente ma soprattutto da squadra. Perché anche tu puoi dire di essere migliorato un campionato dopo, e mi riferisco a questo aspetto, non tanto a quello degli allenamenti o delle formazioni. Tu hai vissuto un campionato come l'allenatore, non so, del Bayern o della Juventus, nel senso che ogni pareggio, anche esterno, è un mezzo passo falso. Dal punto di vista della pressione, proprio una squadra che è destinata a vincere, l'allenatore pone delle pressioni ben diverse da una squadra che si deve salvare, perché tante volte un pareggio diventa una festa o comunque viene accolto con nonchalance. Nel tuo caso è vero, con un po' di stacchi ti dà una certa serenità, però comunque dentro di te comunque, sarà rimasta comunque l'amarezza, un po' di amarezza ogni volta che la squadra non vinceva, perché giustamente c'era questo obiettivo importante, no? E questo credo sia anche, forgi un po' anche la tua capacità poi di affrontare le tensioni, no? Sicuramente mi ha fatto crescere, questo è ovvio. Ha fatto crescere perché comunque, come hai detto te, non c'è soltanto la pressione dettata dal fatto del risultato di una tifoseria o di una città. C'è anche la mia pressione perché io comunque vivo a Parma, sono arrivato a Parma città, ma anche a Parma Calcio, perché mi ha permesso di raggiungere, come ho già detto altre volte, obiettivi incredibili, no? Perché soltanto quando ero bambino calcavo i campi di fronte a casa mia. Speravo di raggiungere, nel senso aver raggiunto la Serie A, aver vinto la Coppa Italia, aver vinto la Coppa UEFA, la Coppa delle Coppe, le Supercoppe degli anni europei, insomma, aver raggiunto degli obiettivi anche a livello europeo, questo mi ha fatto attaccare ancora più a Parma. Io ho la maggior
parte della mia carriera poi da calciatore l'ho vissuta a Parma. Quindi la gratitudine che avevo e anche la pressione, tra virgolette, che avevo, perché, ripeto, attraverso anche delle amicizie che ho fondate, anche radicate dagli anni che ho passato qui, insomma, mi responsabilizzavano non poco. Però avevo sempre la fiducia di una società dietro che comunque mi ha permesso di lavorare, avevo il sostegno di Lorenzo, di Scala, di Cassi, di tutto lo staff, dal collaboratore tecnico al collaboratore, all'altro portiere, all'altro collaboratore e soprattutto anche a quelli che si sono visti meno, come sono i medici, come sono i fisioterapisti e come anche il magazziniere, tutti quelli legati al Parmacalcio, anche a loro che erano comunque facevano parte. Avere a che fare con una gente che comunque dà la disponibilità a quello che è e mette la propria passione anche all'interno di quello che è il lavoro, poi soltanto che perlomeno alla lunga puoi fare solo quello che vieni. Il lavoro io sono convinto che sempre paga. Più se c'è un'unità di intenti, ancora di più viene fortemente e soprattutto nei momenti di difficoltà si riesce a superarli. Proprio a questo attaccamento, a questa empatia che poi nasce, questo coinvolgimento, all'entusiasmo anche che ti riescono a dare, all'incoraggiamento e tutti i vari valori che possono permetterti comunque di superarlo, perché io penso che la crescita più importante per una squadra e per un calciatore sono proprio le difficoltà. Difficoltà le abbiamo avute, non è che non le abbiamo avute. Però è difficoltà anche io personale nel fare delle scelte dove magari lascio fuori giocatori che stanno bene, però le mie valutazioni sono alte. Però questo ci ha permesso di arrivare adesso e dobbiamo concludere domani. Ecco, io te sei uscito un po' fuori tema di quella che è, e io ho assecondato, cosa benissimo che domani c'è una partita. La sottolineo perché è una partita importante per poter dare continuità, non possiamo permetterci né rilassamenti né pensare che dovremo una squadra guerriera che vorrà sicuramente, conoscendo l'allenatore, ripeto, conoscendo anche i giocatori, una parte dei giocatori, vorranno romperci le scatole perché vorranno continuare, perché hanno È fatto giusto parlare di così noi. loro È poi. giusto, ma è questo è il calcio, il bello del calcio è questo. A me non mi ha mai regalato niente a nessuno. Né tantomeno io ho regalato niente a nessuno perché quello che ho vissuto, quello che ho preso, l'ho guadagnato attraverso tanti sacrifici e noi dobbiamo fare altrettanto. Troveremo una squadra, tra virgolette, come ho detto, che viene da due risultati utili, dove ha battuto le squadre, quelle ritenute perlomeno quelle vicine a noi nel contenderci l'obiettivo finale. Quindi è giusto andarci con l'atteggiamento giusto. Questo lo sottolineo perché sarà determinante e è un peccato, ripeto, non continuare, non dare continuità a quello che abbiamo fatto e non entrarci con la testa giusta, perché ripeto, quello che ho detto la squadra anche all'inizio state costruendo delle basi solide, però basta poco per rovinare, basta un atteggiamento, basta un comportamento, basta un rilassamento, basta un centimetro in meno, basta tutte quelle cose che avete costruito, basta togliere un tassino quello e la casa può crepare e può cadere. Quindi l'atteggiamento giusto è importante per domani e lo scendere in campo sarà fondamentale per rispetto per noi stessi, innanzitutto per il lavoro che abbiamo fatto durante tutto l'anno, comincia da Zignano del campionato. E poi sarà importante per rispetto per quelli che ci vogliono bene, che ci stanno seguendo e che comunque dobbiamo dare soddisfazioni e continuare a dare soddisfazioni a loro che ci sostengono. Questo penso che sia una problematica troppo importante perché comunque crea una mentalità non soltanto come squadra, ripeto, ma anche singolarmente. Più il calciatore, più l'uomo si abitua a non essere soddisfatto di quello che ha, ma a voler sempre prendere, ma non a prendere nel sapere che tutto quello che va a prendere va a migliorare lui stesso anche. E si crea una mentalità importante che è il proseguimento di quello che poi sarà la carriera di ogni singolo giocatore, ma anche la carriera di una squadra. Grazie. Ha parlato di mentalità, è una domanda che ovviamente ti faccio. In questa stagione io credo che uno degli aspetti forse più importanti che è riuscito a infondare nella squadra è proprio la mentalità vincente, una mentalità che a Parma, soprattutto
soprattutto negli ultimi anni, dove si puntava sia a salvarsi, a parte il caso Europa League, insomma, era un po' mancato la mentalità, quasi un po' dalla squadra che faccio fatica a nominare, però che da 5 anni che vince lo scudetto. E quanto è stato complicato creare questa mentalità, e se è d'accordo con me che forse la cosa più importante, il valore più importante è stata la costanza per riuscire a creare. Le difficoltà ci sono dei momenti in cui il singolo giocatore, la squadra non ti segue. Io ho sempre la disponibilità massima, perché ci sono dei momenti in cui magari oggi ho fatto un esempio prima della partita, dove un esempio banale ma è effettivo, è vero. Nelle partitine faccio l'arbitro, a volte non fischio falli eclatanti come è successo ieri, non ci sarà, ma io allora vi ho detto, purtroppo comanda, e per fortuna, no, purtroppo per fortuna comanda quello di essere vestito di nero, di giallo, di blu, di quello che tu sei voluto, e c'è il fischietto, ma ne comanda lui. E anche le decisioni, quelle che a volte non sono quelle che vogliamo noi, giuste, e sono giuste anche agli occhi di tutti, però per l'arbitro è una cosa che vede diversa. Dobbiamo sapere accettare, non sprecare energie nell'arrabbiarsi o non cercare di spostare, non dico che può diventare un alibi in qualcosa che non riesci più a fare, perché può diventare un alibi se uno lo vede in una maniera più ampia, il rimproverare l'arbitro o anche rimproverare il compagno che non gli passa la palla può essere un alibi da non permettere di crescere. Allora io voglio che loro, sotto quel punto di vista lì, non abbiano questo, ma non abbiano questo perché è il calcio, è questo. Cioè la mentalità vincente acquisisce anche attraverso questo lavoro, dove vai a rompere un po' una regola. Quando non ti danno una cosa giusta, ti arrabbi e manifesti, però se uno analizza, ormai l'arbitro ha fischiato, è deciso, te non puoi fare altro che prenderne atto, però in corso c'è ancora una partita. In corso c'è un avversario, in corso c'è una serie di situazioni dove comunque per esprimere le tue qualità non ti devi lasciare condizionare da quello che è l'evento, e ripeto che è un'ingiustizia. Quindi so se mi sono spiegato, quello che voglio è questa. E la vita del vincente finisce attraverso questi atteggiamenti qui. E ripeto, ci sono momenti, sono anch'io, infatti mi sono trovato molto, sono una multa forte, mi sono dato molta forte dai ragazzi. Perché in alcuni momenti mi sarebbe volato, ma questo, ripeto, ho sbagliato, ho pagato, ma come questo qui voglio che loro acquisiscano questo, perché non è soltanto il momento, ma è una preparazione per la loro carriera, per quello che verrà, anche per la squadra, che più diventa forte, anche nelle situazioni, nelle decisioni che vanno contro, e più questa mentalità vincente gli permetterà di non lasciarsi condizionare, anzi, diventare ancora più forti anche di questi eventi. Per quanto riguarda invece, ha citato il primo allenamento, i primi allenamenti, e alcuni giocatori che sono arrivati a Collegio, appunto, in una situazione completamente nuova per loro. Io ricordo come se fosse ieri le facce di, soprattutto dei giovani al primo allenamento, quando sono usciti dallo spogliatoio, che erano, non dico terrorizzati, forse esagerato, però erano veramente quasi in panico in mezzo a così tanti tifosi, del quale un contesto al quale non erano abituati. Da questo punto di vista, quanto sono cresciuti, sicuramente tanto, ma quanto ha dovuto anche lavorare lei su questa crescita, soprattutto mentale, più che il discorso atletico o tecnico? Non è che ho fatto il lavoro soltanto io, perché comunque loro si sono andati ad adattare. Atletico, lo staff. Certo, no. È chiaro che lo staff aiutano molto anche il confronto con loro, perché inevitabilmente poi ho chiesto all'inizio proprio, ho voluto conoscerli, come ho voluto anche farli conoscere, questo è stato importante. Mi dispiace che magari a volte non sempre sono riuscito a parlare con tutti, cioè sono riuscito a parlare con tutti, però non sempre magari in momenti giusti, no, perché chiaramente gli impegni miei e tante altre cose, però quello che sempre cercavo di trasmettere loro è quello di lavorare per migliorarsi, questa è stata la cosa più importante. E di non, come ho detto prima, di non crearsi gli alibi che sono quelli che non gli permettono di. Gli permettono soltanto di giustificarsi e di giustificare ai loro occhi un evento che magari non è, non gli permette di crescere. Questo è una cosa troppo importante. L'ho vissuta sulla mia pelle, quindi mi sento direttamente di trasmetterlo a loro, perché io ho raggiunto, come ho detto prima,
ma ho avuto compagni molto più forti di me, ho avuto giocatori nel mio percorso che sicuramente per la loro qualità avrebbero meritato molto di più di me. E io se ho raggiunto questo, sì, sono stato bravo, non voglio essere un finto umile, nel senso che però tanto c'è stato anche il lavoro di volermi comunque misurare, di migliorare, perché è quello che mi ha permesso poi di raggiungere appunto questi punti. Insomma, se dovrai finora quindi abbiamo girato un po' su tutto, adesso ci dice la formazione, però adesso non meno che l'ultima Ancora giornata. no, un'idea ce l'ho, Solo è ricevere. chiaro che ho ancora 24 ore di tempo, perché poi mattina arrivo Alessio, quindi se volete sapere Alessio, no. Tutto e giù, una traccia ce l'ho, ma ancora devo fare un po' un'analisi di quello che sto dire nelle settimane, perché ho visto le cose positive, ho visto le cose che mi lasciano ancora un po' di dubbi, ma questo non è sempre stato comunque quello che mi è capitato durante la settimana, con le lezioni che faccio stanotte, tra stanotte e mattina, dove magari mi sveglio alle 3-4 di notte e li faccio, cioè spesso capita questo, dove Quindi li la elaboro, chiamiamo alle 3 alle 4. vabbè, No, la concludo, che non lo so, mentre adesso la conclusione. Sono le parole di Baraglio di ieri, che secondo me sono molto importanti, non solo per il Parma in sé, per il suo futuro, per quello della squadra, ma ha speso parole molto belle anche per il lavoro che ha fatto sul giocatore, su tanti discorsi. Tanti magari anche litigi, eccetera, eccetera. Insomma, se le ha lette, cosa ha pensato e Ma X è un ragazzo che ha dei valori importanti, non è che non soltanto calcistici, perché comunque è un ragazzo molto sensibile e attento anche a certe frasi, certe occhiate, molto sensibile su questo. Io in alcuni momenti mi sono messo dall'altra parte, quindi ho cercato di capire il personaggio come lui, come altri. Lui ha avuto momenti in cui ha fatto sicuramente dei miglioramenti importanti. Ho dei momenti in cui si è perso perché, per il suo carattere, per la sua cocciutaggine, per i suoi punti di vista chiusi. Io cerco sempre di fargli vedere in maniera aperta, appunto per aiutarlo a crescere. Deve continuare a farlo, deve continuare a farlo perché ogni tanto ha questi suoi momenti. Che ripeto, sono giustificabili in un calciatore perché sono un calciatore anch'io, quindi tutto quello che accade all'interno di una testa di un calciatore l'ho visto tutti, sia se giocavo, sia se ero in panchina, sia se ero in tribuna, sia se ero fuori casa. Quindi, avendo visto tutte le sue sfumature e i suoi sguardi, lui però deve continuare perché ha le potenzialità. L'aver fatto 20 gol in Serie D deve essere un punto di partenza importante. Lui ha le potenzialità per fare più gol anche in altre categorie, soprattutto ha le potenzialità per migliorare ancora di più come calciatore, ma anche come ragazzo, come uomo, perché ha le potenzialità, ripeto, i valori giusti. Deve lasciare stare certi preconcetti che ogni tanto nella sua testa entrano, che sono soltanto alibi che si crea e che non gli permettono di migliorarsi. Quello è la cosa che mi sento di dire. Del resto, ragazzi, noi lo conosciamo tutti, l'ho visto anche voi, perché non conosce la gente, dico lui, ma dico a tutti quelli che comunque fanno parte del Parma Calcio, perché i vari aspetti caratteriali, più o meno, qualcuno può essere più introverso o più estroverso, però l'aspetto quello che è importante è che loro capiscano di non focalizzare soltanto sul punto di vista loro e di aprire la mente a guardare anche oltre quelle che sono le prospettive e i punti di vista anche da stata parte. Ok, io le chiedo, in questa conferenza stampa abbiamo parlato molto anche dei giovani che sono cresciuti. In Serie D c'è questa regola molto rigida del dover avere in campo un 95, giovane, 2,96, 1,97. In generale, come valuta la regola? La giudica positivamente o le sembra troppo rigida? Potrebbe avere dei correttivi? No, sotto un certo punto di vista chiaramente è stata positiva perché così ha permesso
di vedere alcuni giovani e di averli comunque dato una continuità a alcuni di questi. È chiaro che all'interno, però, all'interno di equilibri, all'interno anche di alcune partite dove mi servivano determinate soluzioni, ma costretto magari a mettere in maniera diversa, a mettere elementi anche diversi. Faccio un sottolineo, vi ho detto, non so tutti, Fabio Lauria è stato bravissimo a interpretare e adattarsi a un ruolo non suo, perché ha fatto l'esterno, ha fatto più di una volta, l'ha fatto con un'applicazione e determinazione da encomiabile, ecco, da sottolineare. È chiaro che però ha limitato anche altre cose. Ripeto, la soluzione dei giovani è secondo me è da vederla in maniera positiva. I giovani sono una risorsa troppo importante per il calcio italiano, l'abbiamo visto, lo stiamo vedendo anche in Serie A, dove abbiamo visto una gara dove su 22 giocatori non c'è neanche un italiano. Questo penso che sia una cosa da fare riflettere molto. Domande? A posto? Perfetto, grazie mille.